Allora, in questo video, come promesso, andiamo a parlare del Giappone, la partita che si è verificata il 30 maggio contro il Ghana. Io questo giorno sono ci stato 2 giorni dopo la partita. A quanto pare sono rimasto molto deluso dall'esito che ha avuto. Mi aspettavo che il Giappone perdesse, addirittura ha perso 2-0 contro il Ghana. Un vero peccato perché comunque il Giappone si stava risollevando dalle ultime partite perché stava incassando numerose vittorie. Questa è la prima sconfitta dopo circa 10 partite vinte più o meno. E in questo video andiamo a parlare della partita, quindi post commentary da un ignorante del calcio. E non solo, andiamo a vedere anche la formazione che è stata adottata dal Giappone. Le successive partite che dovrà giocare sia in Coppa d'Asia che ai mondiali, e poi faremo un discorso generale alla fine. Allora, quindi la prima cosa che ho da dire è che sta andando bene il Giappone, a quanto pare. Sta vincendo numerose partite contro numerose nazioni che il Giappone, tra l'altro, non ha mai vinto così tanto. Delle volte non si è mai qualificato ai mondiali. Questa è una delle tante volte che andrà anche a fare i mondiali. È anche impegnata in Coppa d'Asia, a quanto pare. Ora vi faccio vedere sullo schermo del telefono l'esito della partita. Anzi, ecco a voi la partita Giappone-Ghana. Come potete vedere, il Giappone ha perso 2-0. Gol al 9° di Partey, al 59° Boateng. Una partita che non ho visto purtroppo, perché ho cercato di reperirla, ma il problema è che non la trasmettevano in Italia, di conseguenza me la dovevo vedere o in lingua giapponese per forza o un'altra lingua. Bene, avete visto? 0-2, ma non mi ricordo i nomi dei giocatori. Li avete visto stesso voi là? C'è stato un ammonimento di un giocatore del Giappone, mi pare un difensore, ma non mi ricordo chi, perché voi sapete, hanno tutti nomi strani, sia la nazionale ghanese che giapponese. Purtroppo, alla fine, non vedendola la partita, perché come vi ho già detto, in pratica la diretta non sono riuscito a reperirla da nessuna parte, dato che non è una partita che interessava il mondiale, era un'amichevole, quindi difficile da trovare. Per televisione mi aspettavo che la facevano tipo sulla Rai ad esempio, ma niente, sono andato su internet, me la dovevo andare a vedere o in lingua originale giapponese o in un'altra lingua, ma non penso che però le altre nazioni la trasmettevano, perché è una partita che non interessava all'Europa o all'America, ma all'Asia. E tra l'altro la partita si è giocata anche in Giappone stesso, il Sun a quanto pare ha ospitato la partita, credo si trovi in Giappone. Bene, adesso vediamo le partite che ha Ok, giocato e le queste sono formazioni. le ulteriori partite che ha giocato e che dovrà giocare il Giappone. Ce ne sono un'infinità. Questa addirittura sarà nel 2015, 2016. Per interessa l'ultima partita che hanno giocato, che abbiamo già visto tra l'altro. Ma la prossima partita si gioca l'8-6 alle 7, Svizzera-Giappone. Quindi saranno per gli europei probabilmente. Abbiamo Giappone-Uruguay il 12. Giappone-Paraguay, scusatemi. Poi abbiamo Colombia-Giappone il 19-6, Giappone-Senegal, Giappone-Polonia, Giappone-Panama, Giappone-Turkmenistan, Oman-Giappone e Giappone-Uzbekistan. Questa qua abbiamo la Coppa d'Asia, sempre Coppa d'Asia, Turkmenistan, Panama. Questi invece sono i mondiali. Ci sta quella là per il Panama da definire addirittura. Vabbè, queste qua sono le partite. Ovviamente verranno trasmesse anche in Italia. Ovviamente io non me ne perdo nemmeno. Purtroppo quella del Ghana contro Giappone, ve l'ho già detto, l'ho persa perché non. Questa invece, ragazzi, è la formazione usata dal Giappone. Modulo 3-4-2-1. Abbiamo Kawashima in porta, Yoshida, Hasebe e Mikino in difesa, credo. Poi sono ignorante.
abbiamo Agarucci, Oshina che è stato ammonito, Yamaguchi e Nagatomo. Direi che sono sempre difensivi questi qua. Poi abbiamo Honda, Usami e Osaka in attacco. Invece va bene, per il Ghana non ci interessa perché alla fine a me interessa il Giappone. La formazione. Bene, le avete viste? Ha adottato un modulo 3-4-2-1, se ricordo bene. Altrettanto penso per il Ghana, anche se il Ghana non mi aspettavo che sconfiggesse il Giappone, perché il Ghana non ha mai esordito. Mi ricordo che sc ha sconfitto l'Italia nei mondiali del 2012 e poi l'Italia ha perso contro l'Uruguay. Ed è stata definitivamente eliminata. Vabbè, ma peccato che questa non si è qualificata per i mondiali. Anzi, ve lo dico da mo', non è un chissà quale commentary che giudico la formazione, doveva giocare così, perché io del calcio sono ignorante, non mi piace. Questo è un video per lo più informativo, per chi segue la nazionale giapponese, anzi, per meglio dire, per chi segue gli anime ed è interessato al Giappone, è capitato nel video giusto, più o meno. Bene, quindi direi che il video si può concludere, quindi forza Giappone, spero che vinca il mondiale, altrettanto la Coppa d'Asia. Noi ci ritroviamo in un prossimo video, ciao ragazzi.